Ben arrivati al nuovo video. Questo video riguarderà, e finalmente ce l'ho fatta registrarlo, il bedroom tour, quindi il tour della mia camera da letto sostanzialmente. Quindi ce l'ho fatta. Vi do qualche info di servizio prima del video. Comunque troverete tutto quello che vi serve nell'info box, nel dettaglio, come sempre cercherò di essere precisa. Allora, la mia camera è una camera mondo convenienza, in particolar modo è il modello Eleonora nella colorazione quella legno, quindi esistono due versioni, quella legno e quella, diciamo, effetto bianco lucido. Io appunto ho scelto la versione quella bianca in legno. Comunque appunto ve la linko nell'info box. È composta da i due comodini, il letto contenitore, l'armadio e il comò e lo specchio. Quindi io ho fatto il pacchetto completo per il semplice fatto che quando mi sono trasferita qua 2 anni fa ho arredato casa da zero, quindi mi conveniva acquistare il pacchetto completo anziché prendere magari un pezzo da una parte, un pezzo dall'altra, eccetera. Quindi ho deciso appunto di puntare sul mondo convenienza, perché a parte che vabbè ho fatto lì anche la cucina e diciamo che questo modello mi aveva sempre affascinato, perché magari a volte capitava sfogliando il catalogo di guardare qua e là, insomma mi ero proprio innamorata di questa tipologia di camera. E credo che mi rispecchi molto. Alcuni elementi presenti nella camera, ad esempio la postazione make up, chiaramente non fa parte di mondo convenienza, quella l'ho acquistata altrove. Vi avevo già girato un video a parte su quella e quindi magari ve la linko, ve la farò vedere proprio in rapidità, ma comunque vi lascerò tutti i vari riferimenti nell'info box. Diciamo che è una camera molto banale, molto semplice, magari può essere una cosa vista, rivista, stravista, ma come dico sempre è una questione di gusti puramente personali e credo che casa debba un po' rispecchiarci. Io diciamo che la sento molto affine a me, quindi niente, io spero di darvi qualche ispirazione per la vostra camera, insomma se magari dovete arredarlo, insomma vedete qualcosa che vi può piacere. Insomma, io basta, ho già parlato troppo, vi lascio alla visione del video e ci vediamo alla prossima. L'avete già vista tantissime volte nei vlog, insomma, vista in generale, è questa. È una camera appunto di mondo convenienza, che è il modello Eleonora, come vi ho già detto a inizio video, e ho deciso appunto di farla prevalentemente bianca con dei tocchi di grigio e qualcosa di nero, insomma diciamo che più prevalentemente le sfumature del bianco, cioè bianco e le sfumature del grigio. E passiamo subito da qua. Vabbè, la camera è molto grossa, qua insomma c'è la porta, qua c'è il primo dei due comodini, qua ho messo questo quadretto qua, la stampa l'ho realizzata io, vi farò vedere presto in un video come le realizzo. Sopra al primo comodino io non tengo tante cose, nel senso che appunto ho il telefono, ho la lampada. Queste lampade qua io le ho comprate da Leroy Merlin, direi, e diciamo che mi piacciono. L'unica pecca che hanno è che chiaramente ci entra la polvere, quindi dovete passarci dentro, cioè all'interno, insomma, lo scopino, e io ho messo appunto una luce fredda perché così richiama il resto. Mentre il centrino, stessa cosa che vale per quello dell'altro comodino e per quello che vedrete poi sul comò, me l'ha data mia mamma, quindi non saprei assolutissimamente dirvi dove li ho acquistati. Mi potreste dire sì, ma perché non li hai presi grigi? Perché aveva questi e mi sono accontentata. E qua appunto ci sono, ma c'è il comodino con biancheria, insomma le cose, quelle che mi servono per la notte, telecomando, insomma le mie cosine. E appunto poi invece da questo lato centrale partiamo da sopra. Ho messo questa mensola qua, che è la Moslanda di Ikea, che è stracomoda e diciamo che, vedete, ha questo scalino che appunto vi permette di poterci mettere delle foto, delle cornici, eccetera, ma comunque vedete che ci stanno altri elementi d'arredo. Allora,
La stellina, questa qua io l'avevo, me l'avevano omaggiata da Banggood, quindi l'ho messa qua perché insomma mi piaceva il fatto di avere una cosa simile qua. Mentre per quanto invece riguarda questa stampa, questa l'ho acquistata su Desenio. Comunque delle stampe che ho acquistato vi metterò il link nell'info box in modo tale che possiate andarla a vedere. Questo è un formato 30x40 e mi piaceva questa scritta. Insomma, inizialmente volevo farla io un qualcosa di personalizzato, però quando ho visto questa ho deciso di acquistarla. Mentre da quel lato lì ho un vaso semplicissimo di Ikea con dei fiorellini che sono sempre di Ikea. Passando alla testata del letto, è tutta insieme, appunto al letto, mi chiedete in tantissime spesso di questo cuscino qua, che è quello diciamo dove appoggiare la testa, insomma quando guardate la TV eccetera. Allora, questo cuscino me l'ha dato mia mamma, me l'ha dato perché lei non lo usava e mi ha detto che l'aveva comprato veramente una vita fa all'Ikea. Peccato che adesso all'Ikea non si trovi più questo cuscino. Quindi io provo magari a fare una ricerca su Google, nel caso lo trovassi ve lo metto comunque nell'info box, perché è veramente comodissimo. Io la sera quando guardo la televisione me lo metto qua, sto appoggiata o comunque cerco di stare sempre molto comoda e non stare appoggiata direttamente sulla testiera del letto, perché comunque essendo molto dura mi dà fastidio. Poi passiamo alla seconda domanda che mi viene fatta spesso: il piumone sere dove l'hai preso? Allora, a un banco del mercato, semplicemente. E mi piace tantissimo, ha questa fantasia che poi come vedrete dopo richiama un po' le tende. Non sono fissata coi cuori, però non lo so, mi piaceva tanto perché nella sua semplicità è molto molto bello. Qua ci sono i cuscini, sono appunto prettamente cuscini decorativi, nel senso che non ci dormo. Questo qua l'avevo preso da Risparmio Casa, idem per quello laggiù che dopo vi farò vedere bene. Mentre questo centrale, che secondo me è bellissimo, l'ho acquistato al mercato, un banco del mercato. Questa è la fodera, quella di H&M Home, che vi avevo fatto vedere. E questo è l'ultimo cuscino che vi avevo mostrato nel cose di casa sul grigio, bellissimo. E poi qua semplicemente c'è il plaid, quello da mettere tipo mantello quando state in casa, che appunto ho deciso di tenere qua sopra perché uno lo utilizzo spesso essendo appunto nel periodo invernale, e seconda cosa si abbina appunto molto bene per quanto riguarda il resto della stanza. Ai piedi del letto c'è il tappeto. Anche questo tappeto qua non saprei dirvi dove l'ha preso, perché questo qua me l'ha dato mia mamma, l'aveva in casa lei, era la misura perfetta per il mio letto e in onestà se potevo andare a risparmiare qualcosa a livello di spese ne ho subito approfittato, e comunque mi piace tanto insomma l'effetto generale, quindi appunto ho deciso di lasciarci questo. Al momento non penso di cambiarlo, è bianco quindi va più che bene, più che un bianco è un color panna. Però è molto molto bello. Da questo lato, e poi dopo passiamo alle tende, appunto l'altro cuscino che vi stavo facendo vedere prima è questo qua con la scritta Life is Now, che però non mi convince tanto, ma ancora non ho trovato un'altra fodera da metterci dentro. Da questo lato c'è l'altra stampa, che è quella che abbiamo realizzato insieme, che vedrete presto, con la scritta All you need is sleep, love, l'amore lo lasciamo agli altri. E sotto sempre troviamo appunto la lampada di Leroy Merlin e la stazione meteorologica, quella di Lidl. Sono le 11:01 del 13 di febbraio e fuori ci sono 10.7 gradi, scusatemi. Anche qua centrino e comodino, semplicissimo. Non mi piace avere troppe cose sopra, nel senso l'unica cosa che c'è di norma sul mio comodino, diciamo quello vicino al mio letto, è una bottiglietta d'acqua, perché io la sera bevo come non so cosa, specie durante la notte, quindi è l'unica cosa che c'è. Non mi piacciono troppe cose, anche perché poi dovete considerare che bisogna pulirle. Le tende sono bianche e hanno appunto queste stampe con i cuoricini, bellissime, molto molto semplici. Io queste qua le ho acquistate in un banco del mercato, semplicemente durante una fiera, se non mi ricordo male quella di San Pietro e Paolo, e è stato amore a prima vista. Tra l'altro ne avevo viste tante tende per la camera, ma questa appena l'ho vista ho detto no, deve essere mia, perché mi piaceva tantissimo. E qua vabbè, vedete nella parte finale le ho io ho messo le calamite fatte appunto sul grigio scuro, e dietro vabbè c'è il termosifone. Da questo lato qui
ci sono io che sto per uscire, devo andare al lavoro, quindi mi vedrete diversa rispetto all'intro del video. Allora, qua c'è il puff di Ikea che è comodissimo, nel senso che spesso e volentieri ci metto all'interno magari i plaid che uso per quando sono sul divano, ci metto dentro magari appunto i cuscini se cosa ne so, mi voglio buttare sul letto, beh, tutti non ci stanno chiaramente, li metto sopra la sera, insomma diciamo che è molto versatile e mi piaceva anche perché quell'angolino lì vuoto non mi faceva impazzire, quindi appunto ho deciso di prendere quello, appunto lo trovate da Ikea. L'armadio, come vi dicevo inizio video, fa appunto parte della composizione della camera. Ha praticamente tre scomparti con sei ante. Ho deciso di fare le due ante centrali in vetro. Mi pare che forse le ante fosse una cosa che potete decidere voi, però mi piaceva il fatto appunto di avere uno specchio bello grosso centrale da poter utilizzare. Sull'organizzazione dell'armadio, perché me l'avete chiesto in tantissime anche ultimamente, arriverà un video. Semplicemente non ho ancora trovato la giusta diciamo che non ho ancora trovato la giusta combinazione vincente nel sistemare tutto, quindi appena avrò le idee ben chiare ve lo farò vedere. Diciamo che avendo tanto spazio delle volte è difficile riuscire a organizzare al meglio. Comunque questo armadio qua mi piace tantissimo, cerco di farvelo vedere magari da vicino, vedete che è fatto tipo diciamo in legno, molto così, non è lucido, è un bianco classico e questo è lo specchio. Lo specchio ha la maniglietta diciamo messa qua laterale, mentre per quanto riguarda l'apertura dell'armadio ha questo bacchetto qua solo su un'anta. Questa zona qua ve l'ho già mostrata durante il video sull'organizzazione degli accessori. Questo è il mio comò, quindi dove ci tengo principalmente, diciamo, nella parte sopra, biancheria, diciamo che questa forse è la parte un pochettino più definita, ma quando girerò il video sull'armadio vi farò vedere anche questa. Quindi qua ho il comò che sto sfruttando tantissimo e appunto qua c'è tutta la mia parte dedicata ai miei accessori, ve l'ho fatta già vedere quindi non mi ci soffermo, magari appunto vi lascio il link qua sopra che vi rimandi al video. E questo insomma è lo specchio che ci ho messo sopra il comò. E voi mi direte, ma la televisione lì sopra ci sta male. Allora, diciamo che non avevo altre alternative, nel senso che io non ho una sala perché ho deciso di adibirla a studio e diciamo che non sono mai stata tipa da guardare la televisione sul divano, perché ho sempre avuto la televisione in camera, infatti questa qua era quella che avevo quando stavo con i miei, insomma, era mia perché me l'ero comprata io e me la sono appunto portata in casa, e io prevalentemente guardo il 99% delle volte la TV nel letto, quindi ho dovuto metterla per forza di cose qua, anche perché l'antenna è lì e forare per aria, metterla lì per aria sarebbe, secondo me, non lo so, non mi sarebbe poi piaciuto, e sinceramente vorrei evitare di fare poi troppi buchi, poi magari non mi piace eccetera, quindi ho deciso di lasciarla qua sopra, nonostante magari appunto possa sembrare una cosa che è un pugno in un occhio con l'arredo, però pazienza. L'ultimo lato che vediamo, c'è la postazione make up, che sostanzialmente non è cambiata di molto rispetto a quando ho girato il video appunto sulla postazione make up, se non forse per l'aggiunta di queste tre foto. Allora, partiamo dall'alto. La mensola, questa qua è di Dalani, l'avevo acquistata 2 anni fa, ogni tanto la ripropongono e le farfalle sono parte della mensola, è quello che mi aveva colpito particolarmente, ci sono lì e ci sono 2 farfalle da questo lato. Il profumatore che sto utilizzando in questo momento, allora, da un punto di vista del packaging è bellissimo perché mi piace tanto, è di Primark. L'odore ci sto ancora un attimo cercando di capire, ma non è che si senta tantissimo. Qua c'è una foto con la scritta "Smile is the best makeup any girl can wear" di Marilyn Monroe, che mi piaceva, e qua c'è il bicchiere, quello di Ikea, con dei fiorellini. Al di sotto ho messo appunto delle stampe, anche queste acquistate su Desenio, sono un formato 13x18 e tutte le cornici che vi ho fatto vedere prima sono della linea Ikea, delle Fiskbo semplicemente, e mi piaceva appunto il fatto di mettere queste stampe un po' dedicate al make up per andare a riempire questa parete che prima era vuota. E niente, al di sotto troviamo tutte le varie cose mie
del make up. Qua c'è lo specchio, questo della Babyliss che è fantastico. Qua ci tengo questo asciugamano qua che era di H&M, che mi hanno regalato un sacco di Natali fa, che mi viene molto comodo per quando mi devo truccare. Ah, e cosa fondamentale, la toeletta chiaramente non fa parte del, dell'arredamento che ho comprato da Mondo Convenienza, ma l'ho comprato su Amazon, magari vi metto il link nell'info box. Dopo 2 anni che ce l'ho, allora, un po' di considerazioni. Vedete qua ad esempio mi si è rovinata, io non mi ricordo minimamente cosa ci ho appoggiato sopra, però mi si è rovinata, l'avevo pagata forse sui 70 euro, però diciamo che è un po' da combattimento, ecco. Però volevo un qualche cosa di piccolo, avevo solo questo spazio da sfruttare, quindi diciamo che va più che bene. Poi non avendo tantissime cose a livello di make up, non avevo bisogno di grandi spazi. Mentre per quanto riguarda invece la sedia, perché tanti di voi anche questa me l'hanno chiesta, è di Ikea, semplicemente una sedia bianca di Ikea. Comunque ve la metto nell'info box perché non mi ricordo assolutissimamente come si chiami. E basta, la mia camera sostanzialmente è tutta qui, nulla di più e nulla di meno di quello che avete visto già nei vlog. Insomma, ci giro spesso qualche video, è veramente molto semplice. Può sembrare un po' asettica tutto questo bianco, alcuni di voi spesso mi chiedono: ma Sera, ma le cose colorate, non è che non mi piacciono le cose colorate, ma diciamo che a mio gusto personale e con la facilità con cui mi stufo, so che magari ce le lascio 10 giorni e poi mi danno noia, quindi ho cercato di mantenere uno stile che mi rispecchi. Soprattutto sicuramente non è niente di nuovo, niente di oddio la tua camera è bellissima, però a me piace, quindi l'importante è quello. Basta, insomma, io spero che il tour della mia camera vi sia piaciuto, magari, perché no, vi abbia dato qualche spunto per arredare e organizzare. E questo è tutto, io spero di esservi stata nel mio piccolo utile, che la camera vi sia piaciuta e ci vediamo presto. Ciao!